Amici sportivi, buon pomeriggio e benvenuti al Campoli di Bogale in Reggio Calabria. Da pochi minuti, da appena un minuto ha preso il via il match, subito attenzione, l'occasione per il Bogale non sfruttata da Scilipoti, davvero un'ottima occasione dopo appena 30 secondi di gioco. Prime fasi, dunque già un'occasione per i biancorossi, si annuncia una partita davvero molto entusiasmante questa. Dicevamo, è iniziata da un minuto adesso al nostro cronometro, la partita tra Bocale Admo e Gioiese, partita valida per la quarta di ritorno del campionato di promozione 2017-2018. Le due formazioni sono scese in campo agli ordini dell'arbitro signor Alessandro Femia di Locri, coadiuvato dai guardaline Giovanni Bilotta di Lamezia e Giuseppe Sacco di Catanzaro. La Gioiese si schiera con El Macni, Ianni Centenari, Sicari, che veste la maglia numero 13 invece della numero 4, se non vado errato. Anzi, chiedo scusa, c'è il numero 4 russo in campo, Sicari sicuramente sarà in panchina. Poi Mongiardo, numero 5, De Leo, numero 6, Dal Torrione, Guerrisi, La Scala, Fiorino e Domenichini. In panchina quindi Pecchia, Sicari, Moscato, Sal, Russo, Sacco e Luppino. Il tecnico dei Viola è signor Domenico Mammoliti. Il Bocale di Mister Laface risponde invece con Leonardi tra i pali, Vojcic Fava, Mercurio Brancati Calarco, Secondi Foti Barbuio, Laurendi e Scilipoti. In panchina Fosso, Bianchi, Gulli, Lori, Campolo, Latella e Duran. Mister Laface deve far fronte a diverse assenze, oltre agli infortunati Saviano e Postorino deve rinunciare anche a Parrello e Guerrisi, entrambi squalificati dopo l'incontro di domenica scorsa vinto a San Luca. Prova un tiro dalla distanza, intanto c'è un offside, se la segnalazione di offside su Barbuio. Cerchiamo di verificare anche qual è la disposizione tattica delle due formazioni. Il Bocale pare schierarsi con un 4-3-3 che vede il posizionamento nel tridente offensivo di Laurendi sulla sinistra, di Secondi a destra con Barbuio in mezzo e nel ruolo di interni di centrocampo Mercurio e Scilipoti a fianco di Peppe Foti. Nella difesa a 4 invece terzini sono Vojcic e Fava con in mezzo Calarco e Brancati. Cerchiamo ora di capire la disposizione tattica anche ordita da mister Mammoliti. Che schiera da destra a sinistra Ianni Mongiardo, Russo e, se non vado errato, Centenari sulla sinistra. Intanto prova un'azione in verticale il Bocale, interviene Mercurio, lotta, recupera un pallone all'indietro per Peppe Foti che cerca come al solito di giostrare, verticalizzare in cerca di compagni. La Gioiese intercetta, recupera palla Leo Secondi che indietreggia e chiama ancora in causa per il fraseggio breve, prima Foti poi Laurendi. Foti avanza, evita l'attacco di un avversario, gestisce bene il pallone, lentamente avanza il Bocale nella metà campo della Gioiese. Gioiese che ricordiamo è a quota 20 in classifica, occupa la decima posizione. Intanto non riesce a mantenere il pallone in campo Totò Laurendi,
La rimessa laterale sarà in favore del Gioiosa quando siamo nel corso del sesto minuto in questo primo tempo. Risultato al Campoli sempre 0-0 tra Bocale e Gioiese. Ricordiamo però la grande occasione dopo 30 secondi avuta da Barbuio. Barbuio prova in azione in questo momento, scambia con Secondi che allarga il gioco per l'inserimento di Wojcik sulla destra, la progressione del giovane polacco, si ferma, aggredito dall'avversario, perde il pallone, prova a recuperarlo. La Gioiese può ripartire da quest'altra parte, la verticalizzazione tentata da Guerrisi però è lunga. Si tratta di Daniele Guerrisi, il centrocampista della Gioiese, l'omonimo Ferdinando Guerrisi del Bocale invece squalificato a causa del cartellino giallo rimediato a San Luca una settimana fa. Partita di San Luca che il Bocale ha condotto al successo, il sesto consecutivo in campionato, che ha permesso ai biancorossi di consolidare la vetta della classifica grazie anche al pareggio proprio ottenuto dal Gioiese in casa contro l'Africo. Africo che ha dunque rallentato questo risultato ed è adesso a meno 4 dal primo posto. Gioiese che si dimostra ad avversaria davvero ostica per le più grandi del campionato, che finora ha raccolto poco, probabilmente per una sterilità offensiva che l'ha portata ad essere al momento il peggior attacco del torneo con 12 reti solamente. Sono invece solo 17 i gol subiti, appena due in più rispetto al Bocale, dunque una difesa, la quinta del torneo. Davvero consistente quella schierata da mister Mammoliti. La rimessa del portiere Helm McNeil, colpo di testa di Calarco che sovrasta tutti, prova a lanciare Guerrisi, Mercurio in verticale a cercare lo scatto di Scilipoti, non sono riusciti ancora ad innescarlo in maniera adeguata i compagni. Scilipoti quando parte in velocità diventa una freccia inarrestabile, per lui due gol in questo campionato, entrambi realizzati al San Gregorio di Ippona, uno all'andata e uno al ritorno. Su di lui pesa anche un brutto infortunio patito nel giro di andata che gli ha fatto perdere diverse partite. Rimessa laterale nuovamente per il Bocale che cerca il varco giusto per potersi portare in vantaggio. Intanto la Gioiese non è riuscita mai a rendersi pericolosa in avanti, vince in contrasto Scilipoti ma perde il pallone, non lo mantiene in campo. L'indicazione del guardaline scontenta la formazione ospite, si tratta di rimessa laterale in favore del Bocale. Ricordiamo attualmente la classifica in alto, il Bocale comanda con un punto di vantaggio sul Gioiosa e tre sulla Bagnarese, prossima avversaria proprio del Bocale tra una settimana qui al Campoli. E a quattro punti di distanza all'Africo. Il lancio di Peppe Foti intanto a cercare i compagni è troppo profondo ed è facile preda di Helm McNeil. Rilancio con i piedi di Helm McNeil. Di testa Calarco allontana a cercare Scilipoti che duella con il diretto avversario ma commette fallo
secondo il direttore di gara, il signor Femia. E dunque la Gese potrà usufruire di un calcio di punizione appena oltre la linea di metà campo, prima vera possibilità per poter affacciarsi dalle parti di Isidoro Leonardi per la formazione di mister Mammoliti. La punizione però non sortisce effetto, la difesa del Bocale allontana, una difesa che nelle ultime due partite non ha subito reti e non era mai accaduto in questo campionato, ad eccezione delle prime due giornate di, contro San Gregorio e Brancaleone, non era poi mai accaduto che per due gare di fila il Bocale rimanesse senza gol al passivo. Segno comunque di una squadra che da dicembre in poi ha trovato la giusta quadratura, superando le difficoltà incontrate a novembre grazie anche a, agli innesti di mercato. Calcio d'angolo in favore del Bocale. Dalla bandierina, come al solito, calcerà Peppe Foti, che di gol ne ha serviti veramente molti quest'anno. L'arbitro interrompe prima della battuta, ha visto qualcosa che non va in area di rigore. Quindi si dovrà ribattere. Foti pronto a mettere in mezzo un pallone che potrebbe essere invitante per i compagni, come lo è stato già parecchie volte in questa stagione. La battuta di Foti allontana Guerrisi, la palla riconquistata da Mercurio, ancora per Foti, tenta di scodellare il pallone lungo, c'è l'uscita di Emacni che fa su il pallone senza eccessivi patemi. Rinvio del portiere, supera la metà campo, è lunghissimo, non ci sono però compagni a trarne vantaggio. Di testa Calarco può appoggiare a Leonardi e il Bocale può ripartire tranquillamente dalla propria metà campo, palla al piede. Fava scambia con Mercurio, ottima la prova di entrambi nel match di San Luca, per Fava addirittura un grandissimo gol, un gol con molta tecnica, molta classe per un ragazzo che ci ha abituato a lottare con le unghie e con i denti in ogni match. Avanza il Bocale, Mercurio cerca lo scatto in profondità proprio di Fava, che aggancia, controlla il pallone e si guadagna un ottimo calcio d'angolo. Fava, tentando il cross, trova la deviazione di Ianni, un altro under. Sono Ianni dal Torrione e Domenichini gli under della formazione viola, gli under in campo. Calcio d'angolo, ancora Peppe Foti alla battuta, la palla verso il secondo palo, con una mano allontana il Macni, c'è Barbuio che prova il controcross, non c'è la deviazione, provato la deviazione Brancati, non c'è arrivato, Delle Macni ha potuto far sua la sfera. Gese prova a cercare, prova a ripartire, si cerca la profondità di Dal Torrione, ma la difesa del Bocale fa buona guardia e può nuovamente contrattaccare con il lancio in profondità di Foti, di prima intenzione Scilipoti, cerca Barbuio che si scontra Barbuio con El Macni, si fanno male i due, non è riuscito a frenare la corsa l'argentino e si è scontrato con il numero 1 ospite, una brutta caduta da parte del portiere del Gioiese. Vediamo che Barbuio si è rialzato e ha stretto la mano al portiere ospite, che comunque è ancora a terra, dolorante. Speriamo non sia nulla di grave, sia solamente una botta molto violenta che però non comporterà eventuali sostituzioni. Vediamo, sembra infatti che stia per riprendere
assist per riprendere il gioco il portiere del Gioiese. Si sta rialzando lentamente. Mentre l'arbitro invita Barbuglio a riprendere il gioco dalla linea di metà campo. Deve attendere che il gioco riprenda per poterlo far rientrare. Può rientrare in campo Barbuglio, si torna quindi subito 11 contro 11. Ottimo lo slalom tentato da Secondi, che ha cercato sulla sinistra i compagni Fava e Mercurio. Guadagna una rimessa laterale il Bocale. Mercurio prova il cross lungo. Ricordiamo, due settimane fa la rete del raddoppio contro il Brancaleone fu proprio suggerita da un lancio perfetto, una pennellata di Mercurio che vide il movimento di Barbuglio. L'argentino poi realizzò un gran gol con un pallonetto, ma l'invenzione di Mercurio dalla corsia destra è stata tanto pregevole quanto la realizzazione dell'attaccante. Il Macni pare essersi ripreso e si accinge a rimettere il pallone in gioco. La palla arriva sulla linea metà campo, il colpo di testa di Secondi si scontra con un avversario, la palla stagna nella zona, una serie di tocchi, la riconquista il Bocale, palla all'indietro per la gestione di Calarco. C'è l'offside sulla sponda di testa di Laurendi per Barbuglio. Rimasto a terra un calciatore della formazione viola, si tratta del giovane Ianni, si rialza adesso, aveva forse preso un colpo nello scontro in elevazione con Laurendi. Il Macni cerca sulla destra un compagno, ma l'assist è impreciso, la palla termina direttamente in fallo laterale, non poteva arrivarci la scala che è il bomber della Gioiese con 5 centri finora in campionato su 12 reti complessive realizzate dalla formazione di mister Mammoliti, 5 le ha segnate lui con 2 rigori. Va via bene Mercurio, cerca Foti in mezzo, si accentrano triangolazione con Barbuglio. Recupera ancora Barbuglio, allarga per l'inserimento di Vojcic, anticipato però da Centenari, che prova adesso a lanciare in contropiede Fiorino. La palla però termina in fallo laterale, non è riuscito a sfruttare questa buona opportunità di contropiede, di ripartenza la Gioiese. E il Bocale può ripartire in tutta tranquillità dalla propria metà campo, palla al piede, avanza Mercurio. Un secondo in molto basso in questo momento, sta giocando praticamente sulla linea di centrocampo con Peppe Foti. Le geometrie dei due possono fare davvero bene ai compagni posizionati in avanti. Foti si ferma, scivola, rischia di perdere il pallone. Foti lotta per mantenere il possesso del pallone, alla fine la sfera finisce tra i piedi di Secondi, cerca l'imbucata in mezzo, la deviazione di Mongiardo per poco non favorisce l'inserimento di Scilipoti. Si invertono intanto le fasce, mister Laface sta provando varie combinazioni in avanti, Totò Laurendi si sta spostando sulla destra, Scilipoti va invece a sinistra. Rinvio di Leonardi, un assist man inatteso, il portiere del Bocale una settimana fa a San Luca, con il suo rinvio ha lanciato in porta Barbuglio verso il gol del raddoppio. Rimessa da fondo campo, no, calcio d'angolo, il direttore di gara corregge il suo assistente e segna il tiro dalla bandierina per il Bocale. Salgono le torri,
ci prova nuovamente sul calcio piazzato, dunque il Bocale a sfondare la muraglia difensiva della Gioiese. Peppe Foti in mezzo, il colpo di testa di Calarco si scontra con Russo, la palla, i due terminano a terra, l'azione sta proseguendo ma poi viene messo in fallo laterale per consentire le cure del caso. Si sono scontrati in area Calarco e Russo, sono finiti entrambi a terra. Quindi ancora un intervento medico nell'area di rigore della formazione ospite. Ricordiamo il match di andata, fu la prima vittoria delle sei conquistate in trasferta in questa stagione dal Bocale, proprio sul campo di San Ferdinando, dove la Gioiese e anche il Real Gioia disputano il loro match casalinghi. Servì un calcio di rigore al 90° al Bocale per sbloccare quel match tiratissimo. Fu Laurendi a trasformarlo e a dare la vittoria al Bocale contro una Gioiese che in quella prima fase del campionato stava andando davvero molto forte. Ricordiamo che oltre ad aver occupato per diverse giornate le prime posizioni è anche stata in vetta alla classifica nelle primissime battute del torneo. Poi probabilmente ha pagato un po' le difficoltà mostrate in fase realizzative, come ribadiamo è il peggior attacco del torneo, non a caso appena 12 gol segnati in 18 partite. Brancati sovrasta l'avversario, riconquista la sfera il Bocale. Mercurio prova ad andare via sulla corsia mancina. Per Mercurio si tratta di una sorta di derby, visto che lui fino a dicembre ha indossato la maglia dell'altra squadra di Gioia Tauro, del Real. Una Gioiese che proprio nel match contro il... intanto c'è l'attacco sulla sinistra, la palla filtra in mezzo, reclama un calcio di rigore la Gioiese, ma l'arbitro non è di questo avviso. Prova il rilancio lungo Leonardi a cercare lo scatto di Barbuio, il pallone però è troppo largo, termina in fallo laterale. Dicevamo, la Gioiese proprio nel derby di Gioia Tauro contro il Real, che da calendario era per la formazione viola una gara in trasferta, ha ottenuto lì l'ultimo dei due successi esterni del suo campionato. Finora sono due le vittorie esterne, la prima era stata a Bodricello proprio ad inizio stagione, poi quello vinto con il Real per 2-0 e il pareggio per 0-0 contro l'Africo. Questi sono i punti ottenuti finora dalla Gioiese in trasferta, solo 7. Sono ben 6 le sconfitte lontano da casa, tutte e 6 sono arrivate nelle ultime 7 trasferte. L'unica appunto che non è stata persa, non è andata persa, è stata proprio quella del derby contro il Real. Per il resto, come detto, 6 sconfitte nelle ultime 7 trasferte. Rilancia il Macni a cercare la scala, scambia con Guerrisi, cerca la verticalizzazione Domenichini, ma il pallone arriva facile tra le braccia di Leonardi, che può subito ripartire da Brancati. Mercurio, Fava, aggredito dalla scala, ancora Mercurio, Foti lascia scorrere per l'avanzamento di Calarco, Scilipoti all'indietro per Wojcik, possesso palla molto elevato, un fraseggio pulito da parte della formazione di Laface. Calarco cerca, Brancati cerca una verticalizzazione imprecisa, è facile preda di El Makni dalla parte opposta del campo. Foti cerca il movimento di Laurendi, viene fermato il pallone,
si destreggia bene Fiorino, ma perde il pallone sull'aggressione degli avversari. Il Bocale può nuovamente provare ad avanzare col pallone tra i piedi. Non si è riusciti ancora ad innescare in maniera adeguata le punte, sia Barbuio che Scilipoti. Commettono fallo, commette fallo Fava. La Gese può ripartire con un calcio di punizione proprio davanti alla propria panchina. La battuta del capitano della formazione viola, Mongiardo. Brancati e Mercurio lottano con la Scala e Dal Torrione guadagna un calcio d'angolo. La Gioiese il primo dopo i tre battuti dal Bocale fino a questo momento, quando siamo arrivati al 26esimo minuto di gioco. Si sta giocando il 27esimo in questo primo tempo, risultato sempre 0-0 tra Bocale e Gioiese, questa quarta di ritorno del campionato di promozione 2017-2018. Calcio d'angolo per la formazione viola, è lunghissima. Laurendi anticipa il calcio al volo di Dal Torrione, mandando il pallone in fallo laterale. Ha letto bene la traiettoria del pallone il capitano del Bocale, riuscendo così ad allontanare un possibile pericolo. Rimessa in gioco per la Gioiese, spazza la difesa del Bocale. Barbuio prova a vincere un duello di forza, lancia secondi, posizione di offside dell'argentino, che aveva anche segnato un gran gol col suo pallonetto. Davvero un peccato annullare certi gol, però se il guardaline alza la bandiera va fatto. Cerca di movimento la Scala, c'è il velo di Domenichini, la palla però resta lì. La Scala la riconquista, lotta come un gladiatore il centravanti della Gioiese, fisico possente che si fa valere. Parte però stranamente molto largo nelle sue manovre. Domenichini duella con Mercurio e Scilipoti guadagna solo la rimessa laterale. Rimessa in gioco con le mani, Ianni cerca la Scala, deviato da Mercurio. Il Bocale riconquista il pallone, secondi, posizione da playmaker davanti alla difesa, allarga su Wojcik in verticale, pallone intercettato da Centenari, la riconquista Laurendi. Per Brancati si cambia nuovamente fascia, si torna a sinistra. Mercurio ancora un cambio di fronte, si va a destra adesso. Molto possesso palla da parte del Bocale, che non trova però lo sbocco giusto. Mercurio allarga su Fava, puntato dall'avversario, viene intercettato. Guadagna la rimessa laterale, Fava all'indietro per Mercurio. Stavano dando la posizione di grande sacrificio da parte di La Scala, che di fatto copre gli inserimenti di Fava, quasi da tornante, lui che è il bomber della Gioiese. La sponda di destra, attenzione, bel fraseggio, Scilipoti arriva davanti al portiere, viene probabilmente spinto, c'era una mezza spinta probabilmente da parte di un difensore ospite. L'arbitro però non è di questo avviso e indica solo la rimessa a fondo campo. Dunque nulla da fare, latitano le emozioni, come dimostra il numero di gol subiti da entrambe le squadre in questo campionato. Sono due formazioni che si difendono molto bene,
17 le reti subite dal Bocale, 15 dal Bocale, 17 dal Gioiese. Calcio di punizione per la Gioiese appena oltre la linea di metà campo. Sarà ancora una volta il capitano Mongiardo a cercare un compagno avanzato. Prova la conclusione dopo una bella girata a Fiorino. Il tiro però termina alto sopra la traversa. Di fatto è questa la prima vera occasione per la Gioiese, ma in assoluto possiamo dire è la seconda occasione del match dopo quella al primo minuto per Scilipoti. Una chance quella dopo 30 secondi che ci lasciava ben sperare sul piano delle emozioni per questa gara, che invece poi è rimasta stagnante nella metà campo e i portieri sono rimasti finora quasi inoperosi. Prova adesso ad attaccare sulla destra il Bocale, la palla deviata per non arriva a Barbuio, la difesa della Gioiese allontana nuovamente a metà campo, fuori dall'area di rigore, chiedo scusa. Laurendi lotta, acquista il pallone, aggira un avversario, dà l'indietro per Fava. Foti avanza, palla al piede, finta il tiro, subisce il fallo da parte di Dal Torrione, poi Domenichini scaraventa la sfera rischiando il cartellino giallo. E dunque una nuova possibilità per il Bocale, con un nuovo calcio piazzato, la specialità della casa per Laurendi con il suo sinistro, ma anche per Foti con il suo destro. Non sono solo degli assist man i due, sono anche dei finalizzatori. Vedremo chi dei due si incaricherà della battuta. Pare partire Laurendi, la palla supera la barriera e grandissimo gol di Totò Laurendi! La rete di Laurendi, il vantaggio del Bocale quando siamo al 33esimo minuto. La punizione magistrale di Totò Laurendi, l'avevamo detto, è la specialità della casa per Laurendi e Foti. È andato lui con il sinistro, ha superato la barriera e si è infilato nell'angolino dove El Makni non poteva arrivare. Alla prima vera palla gol creata, il Bocale ha trovato il vantaggio. Per Totò Laurendi si tratta del quinto gol in questo campionato. Scusate, non c'è cosa questo. Sì. Il gioco è ripartito, il Bocale ha guadagnato un fallo nella propria metà campo, con il gol del vantaggio siglato da Laurendi può adesso amministrare diversamente anche il possesso palla, che finora era stato poco incisivo in fase realizzativa ma molto elegante, se vogliamo, in fase di copertura e di difensiva, lasciando ben poco alla Gioiese che gioco forza a questo punto dovrà tentare di sbilanciarsi. E a questo punto la velocità di Scilipoti e Barbuio potrebbe far male. Scilipoti, proprio lui, possesso il pallone, tocco all'indietro. Barbuio, il tiro sporco di Barbuio. Che cosa si è mangiato Barbuio? A ben vedere le reti che ha realizzato nelle ultime settimane all'argentino, evidentemente riescono molto meglio le reti impossibili. Questo era abbastanza facile, eppure non è riuscito a concretizzare il raddoppio. Sarebbe stato un possibile colpo del KO, due gol in due minuti per la Gioiese. Subisce il primo cartellino giallo dell'incontro la Gioiese, il fallo di La Scala su Fava. Thank you.
ripartito il gioco. Bucale, come detto, in facile possesso del pallone, la Gioiese aggredisce molto lontana dall'area di rigore di Leonardi, lascia avanzare parecchio il Bucale, un atteggiamento che probabilmente mister Mammoliti sarà costretto a rivedere nella ripresa per tentare di recuperare questo risultato. Scilipoti va via bene con un palleggio, poi commette fallo sul secondo tentativo di Sombrero ai danni di un avversario. 36esimo minuto di gioco qui a Bucale, il risultato è 1-0, la rete, ricordiamo, al 33esimo minuto siglata su calcio di punizione da Laurendi, un'esecuzione perfetta quella del capitano del Bucale. La Scala prova ad andare via in dribbling a Mercurio, il ritorno di Laurendi consente al Bucale di recuperare il pallone, ma a dire del direttore di gara c'è un fallo sull'attaccante della Gioiese e dunque calcio di punizione per la formazione di Gioia Tauro. Sarà nuovamente Mongiardo ad incaricarsi della battuta del calcio piazzato e a cercare i compagni che si sono portati in avanti a caccia del gol del pareggio. Mongiardo è pronto a scodellare il pallone. La difesa del Bucale allontana, c'è un tiro deviato, il tiro di De Leo deviato dal mucchio al limite dell'area. Attenzione, l'errore nel disimpegno, aveva letto bene l'azione Barbuio, aveva capito che quel pallone poteva essere utile, ma è stato altrettanto bravo il portiere El Macni ad anticipare l'uscita e a calciare il pallone prima che l'argentino potesse arrivarci. Rilancio di Fava, a cercare lo scatto ancora dei compagni, El Macni esce parecchio fuori area di rigore, vince il rimpallo con Mercurio e imposta l'azione. Un portiere che sta agendo in questi minuti adesso nel ruolo di libero, di fatto, il vecchio libero. Calarco viene fuori bene da un contrasto palla al piede, riparte dai piedi di Foti, cerca Secondi, evita bene De Leo, si accentra. Secondi taglia da quest'altra parte lo scatto Laurendi, non ci arriva però Laurendi di per poco. Era ottima l'idea di Secondi, il taglio perfetto. Rimessa di El Macni che torna in possesso del pallone allora sul retropassaggio di Russo. Brancati sovrasta De Leo, sovrasta dal Torrione, chiedo scusa. La palla torna a Calarco, scambio con Secondi. In questo momento Secondi sta agendo praticamente sulla linea della difesa. Un regista molto arretrato. Mercurio avanza comodamente il Bucale, anche perché sta trovando di fronte un Gioiese un po' troppo remissiva. Subito il gol del pareggio, ci si sarebbe aspettato un'aggressione dal portatore maggiore da parte degli uomini più avanzati. Invece il Bucale avanza tranquillamente, anche se qui perde il pallone Wojcik e la Gioiese può riconquistarlo, ma non riesce ad imbastire un'azione degna di questa nota e Laurendi subisce un fallo in gioco pericoloso. Foti cerca lo scatto sulla destra di Scilipoti, mette palla a terra Scilipoti, all'ultimo momento interviene Russo e pare che sia rimessa da fondo campo sul rimpallo. Evidentemente Scilipoti ha toccato il pallone per ultimo e dunque non è calcio d'angolo. Aveva fatto davvero un ottimo movimento però l'esterno del Bucale,
con la palla messa a terra. Termina a terra il calciatore del Gioiese, si è scontrato con Laurendi che ha subito chiesto scusa. La palla è stata messa in fallo laterale per consentire le cure mediche. Intanto ne approfittano alcuni calciatori da entrambe le panchine per abbeverarsi. Si ripartirà dal calcio di punizione, dunque l'arbitro, dopo aver dato inizialmente regola del vantaggio, ha poi deciso di assegnare il calcio di punizione. Esce bene Brancati in anticipo, Laurendi, ancora Brancati, Foti, impreciso il passaggio, lo recupera Guerrisi, ma grande intercetta bene il pallone le secondi, che prova il pallonetto dalla lunghissima distanza, è di poco alto, questa volta non era in offside e la palla è terminata alta, a differenza del tentativo di qualche minuto fa quando in offside il pallone era terminato con una bella traiettoria, terminato direttamente in rete. Brancati anticipa l'avversario, manda il pallone in fallo laterale, la scala serve subito il compagno, scambia con Guerrisi, si scontra con Brancati commettendo fallo, il difensore del Bocale resta a terra ma sembra pronto a rialzarsi. Sempre 1-0 il risultato qui a Bocale quando siamo nel corso del 43esimo minuto di gioco di questo primo tempo. Bocale 1, Gioiese 0, il gol che decide l'incontro è di Totò Laurendi in questo momento al 33esimo su calcio di punizione. Per il resto pochissime le occasioni da rete da entrambe le parti, poche volte, anzi le due squadre si sono affacciate concretamente dalle parti dei rispettivi portieri. Leonardi di fatto non ha dovuto compiere alcun intervento, solo un tentativo di Fiorino terminato alto, mentre il Bocale ha avuto diverse occasioni per potersi rendere pericoloso, fermato sempre all'ultimo istante appena entrato in area, quasi mai riuscito a concludere verso la porta di El Makni. Scilipoti arriva sul pallone ma lo raggiunge quando questo ha già superato la linea di metà campo, la linea laterale del campo. Rimette in gioco la Gioiese ma non riesce Fiorino a contenere il pallone, contrastato da Vojcic che fa una buona copertura su di lui. Guadagna una nuova rimessa laterale che è già stata battuta e i biancorossi vengono avanti, ancora una volta palla al piede. Secondi cerca lo scatto di Fava che mette a sedere il pallone. Due avversari, taglio dentro per Barbuio. Il tocco di Barbuio aveva superato il portiere ma c'è stato poi l'intervento del difensore che ha controllato la sfera. Il tiro di Barbu era stato smorzato, ma davvero bella l'iniziativa di Fava che con lo scatto e la finta e col controllo aveva praticamente saltato due avversari e poi con la verticale in verticale ha dato il pallone a Barbuio, chiuso dall'uscita del portiere. Secondi si scontra per un attimo con l'arbitro, scambia con Barbuio finta, il tiro, daio dentro per Scilipoti che cerca l'assist per Secondi, era un'ottima idea, l'ottimo l'assist di Scilipoti a cercare Secondi che si era appostato in mezzo all'area, ma davvero una bella combinazione tra i due argentini e Scilipoti. Battuta la rimessa laterale, si rimane nella zona della bandierina, ancora una rimessa laterale,
lancio con le mani, prova a prolungare di testa Laurendi, la palla finisce tra le mani di El Makni. Secondi, il tunnel su Domenichini per Barbuio. Bongiardo recupera. Viene ammonito per protesta adesso Mongiardo, il capitano della Gioiese. Cartellino giallo per proteste, un po' regalato da parte del capitano della formazione ospite. Di polemiche, tra le due panchine si accendono gli animi, evidentemente le proteste dal campo sono trasferite anche ai componenti delle due panchine. Quando siamo ormai agli sgoccioli del primo tempo si sono surriscaldati gli animi in campo, speriamo che tutto si mantenga sulla calma che c'era stata fino a questo momento. L'arbitro sta facendo un po' di fatica in questo momento a sedare gli animi. Intanto sono andati via 2 minuti e mezzo di recupero, non ho visto segnalazione da parte del direttore di gara, anche perché non si è giocato praticamente in questi ultimi 3 minuti, tra le proteste per l'ammonizione di Mongiardo e il seguito che c'è stato tra le due panchine. Per fortuna si è rimasto solo sul verbale, non si è arrivati al contatto fisico. Speriamo che gli animi si possano mantenere calmi. Finisce in questo momento il recupero. Dopo 3 minuti di recupero il primo tempo si chiude sul risultato di 1-0 in favore del Bocale. La rete di Laurendi al 33° del primo tempo decide in questo momento l'incontro. Viene intanto ammonito un altro calciatore. Si tratta di De Leo, è stato ammonito dal direttore di gara, o forse potrebbe essere stato un cartellino rosso addirittura. Non si capisce bene cosa sia accaduto. Fatto sta che mentre si dirigevano verso l'uscita del campo, il direttore di gara ha estratto un cartellino nei confronti di De Leo. Non sono riuscito a vedere se il colore del cartellino fosse giallo o rosso. Sarebbe davvero un colpo di scena ulteriore qualora il colore del cartellino fosse il rosso, che significherebbe che la Gioiese dovrebbe giocare tutta la ripresa con l'uomo in meno e col gol da recuperare. Diventerebbe un'impresa quasi proibitiva per una squadra che ha così tanti problemi a livello realizzativo e che mai si è resa pericolosa in tutta la prima frazione, non riuscendo neanche a reagire alla rete incassata da Laurendi. Per il momento comunque è tutto dal Campoli, vi posso restituire la linea e ci risentiamo dopo l'intervallo per i secondi 45 minuti di Bocale Gioiese, risultato parziale ricordiamo 1-0.